Parliamo con Paolo Curti di questa vittoria sofferta ma voluta fortemente, mi è sembrato, dalla squadra. Sì, sofferta oltre misura per le decisioni arbitrali che hanno ovviamente indirizzato la gara alla sofferenza, perché avevi perdendo l'uomo con una squadra che è così brava tecnicamente a palleggiare nell'uno contro uno, ha risorse importanti, era normale chiudersi e tenere, però un segnale molto, diciamo, positivo, perché poi veramente abbiamo concesso sì qualche rimpallo che è rimasto forse lì e un pizzico di fortuna in più rispetto alle altre volte. Oggi qualche rimpallo è finito tra le braccia, è finito un attimo fuori, e altre volte ti finiva dentro, ecco. Però è stata condizionata, insomma. Sì, sostanzialmente quella era la sofferenza, insomma, perché il Pergo non ha corso grossi pericoli, insomma, però si sa, una palla in area può cambiare tutto. Più che altro con questa decisione dell'espulsione, che insomma siamo rimasti tutti stupiti del secondo giallo in questo modo Dragoni, la mancata espulsione loro che poteva ripareggiare il conto, è normale che tu non hai più forza di spinta, e purtroppo loro levano anche un altro difensore, aggiungono un 3-3-4, passano a giocare con quattro giocatori pesanti, alti, grossi davanti, e per le spizzate, le palle velenose in aria. Però abbiamo retto molto bene, devo dire che è stata una partita, un segnale forte anche per noi stessi, perché sappiamo di avere anche questo tipo di risorse. Questo ciclo di partite difficili finisce domenica con la sfida con la capoclassifica, insomma il Darfo, che è la sorpresa più lieta di questo torneo in testa alla classifica. Beh, io a guardarlo adesso il calendario mi sembra che qua e là presenti tutte partite difficili, perché ormai diciamo abbiamo tutte quelle dell'alta classifica, sì, diluite, però come ho sempre detto le insidie sono diverse tutte le gare. Oggi, nel momento in cui siamo rimasti in parità numerica, è una partita bella, giocata a viso aperto, le due squadre, e per assurdo ci viene anche meglio qualche volta, no? Invece di aver giocato sempre contro squadre chiuse e via dicendo, anche lo spettacolo ne beneficia, per cui sono tutte diverse le partite, si presentano a Darfo, sarà anche una questione energetica di ricaricare, di arrivare con i giocatori che stanno meglio, anche quello farà la differenza. La terza in una settimana ci vuole molta testa, perché le gambe qualcosa possono lasciare lì, soprattutto nella durata della partita.